Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio parlarvi di 9 aggiornamenti che arriveranno prestissimo su Fortnite. E per prestissimo intendo nella patch 6.10. Parleremo ragazzi del nuovo bundle che arriverà addirittura il 13 novembre. Parleremo di alcune nuove modalità di Fortnite molto particolare. Parleremo delle modifiche al portale oscuro. Ovviamente ragazzi, se vi piace questo video mi raccomando di non dimenticare un bel like, di iscrivervi ragazzi al canale e ovviamente di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti gli update di Fortnite. Voglio farvi una domanda, come faccio di solito nei video ragazzi, e voglio i vostri commenti proprio qui sotto. Cosa preferite, secca così, Skull Trooper o Skull Ranger? Fatemelo sapere ragazzi qua nei commenti, perché sono molto molto curioso. Quindi ragazzi, andiamo avanti subito parlando innanzitutto come apertura di quando arriverà questa patch 6.10, che sarà veramente una patch molto interessante per appunto l'introduzione di un sacco di cose nuove. Beh ragazzi, si pensa che potrebbe arrivare o il 17 o il 18 ottobre. Comunque parliamo ovviamente di questa settimana, non sappiamo se martedì, se mercoledì o se giovedì, perché ci sono dei rumors che dicono che potrebbe arrivare mercoledì e probabilmente sarà abbastanza pesante per tutto quello che conterrà. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo ovviamente del portale oscuro. Se ne parla davvero in tutte le salse, se ne parla nei forum, su Reddit, sui siti dedicati, da tantissimo, in tutte le lingue del mondo, per quello ragazzi che riguarda appunto questo backpack disponibile solo per lo Skull Trooper. Mi raccomando ragazzi, non lo Skull Ranger. Praticamente ragazzi, Epic Games vuole a tutti i costi che i giocatori riescano ad ottenere il backpack entro la settimana nella quale stiamo entrando. Per questo ragazzi c'è stato un annuncio ufficiale proprio di Epic Games che dichiara di aver abbassato il numero di partite necessarie da giocare da 50 a 20. Quindi ragazzi è molto interessante cercare di capire perché vogliano che tutti ottengano il backpack. E tra l'altro attenzione, perché sembrerebbe che le sfide dello Skull Trooper ci siano solo fino all'arrivo della patch 6.10. quindi ragazzi, mi raccomando, datevi da fare, concentratevi e sbloccate il nuovo portale oscuro. Ma andiamo ragazzi avanti e parliamo di un evento importantissimo, di una cosa che se ne è cominciata a parlare da poco ma che è veramente incredibile. Sto parlando ragazzi della modalità Creator. E voi dite, che cosa cacchio è la modalità Creator? La modalità Creator è una funzione aggiuntiva che può essere sbloccata nel nostro account di Fortnite solo con una richiesta ufficiale direttamente ad Epic Games. Però ragazzi attenzione, non è per tutti. La richiesta la possiamo mandare ad Epic Games solo se abbiamo un canale YouTube o di un'altra piattaforma da streaming con un bel numero di utenti, e appunto il nostro canale deve trattare ovviamente per la stragrande quantità Fortnite. Io ho mandato questa richiesta ragazzi, incrociamo le dita perché sarebbe una figata. Allora ragazzi, se venisse accettata la richiesta da parte dell'utente, in questo caso la mia, per diventare creator, Epic Games darà una nuova voce nel menu alla mia lobby che si chiamerà Tornei. E qui ragazzi si apre un mondo. Innanzitutto una domanda che vi voglio fare: secondo voi cosa vuol dire? Non sappiamo nulla, l'abbiamo visto, sono immagini ufficiali quelle che state vedendo ragazzi, quelle che avete appena visto
della sezione tornei, e sicuramente non è una nuova modalità e non è una modalità a tempo limitato, è una cosa che viene data solo ai creator. Voi cosa pensate? Quali sono le vostre idee su questa nuova voce? Io dico la mia: potrebbe essere la possibilità di avere l'introduzione dei server privati per chi diventa creator? Punto di domanda. Non lo so, o potrebbe essere... Non lo so, secondo me sono i server privati, raga. Secondo me, ovviamente, incrociamo le dita, speriamo che lo Xuderone prenda questa possibilità e vedremo di parlarne ovviamente ancora più avanti. Ma mi raccomando, ragazzi, andiamo avanti e vi ricordo sempre, ragazzi, un bel like e iscrivetevi al canale. Dai che mi aiutate a fare questi video in tantissimo, tantissimi. Parliamo, ragazzi, molto velocemente di alcune voci che stanno cominciando a girare sempre sui forum e sempre da parte di molti leakers e data miner mondiali che parlano appunto di un possibile arrivo della variante rossa dello Skull Trooper. Come sappiamo, ragazzi, acquistando appunto lo Skull Trooper abbiamo la possibilità di personalizzare lo stile con il verde fosforescente. Per chi aveva già lo Skull Trooper a ottobre 2017 ha la possibilità di una variante della colorazione viola, ma ragazzi, sembrerebbe che nei file di gioco siano state trovate delle immagini molto interessanti che riguardano appunto una colorazione rossa dello Skull Trooper. Non sappiamo assolutamente da dove arriverà, perché ci sarà, chi lo sa, ma ovviamente, ragazzi, continuerò a tenervi aggiornati. Volevo darvi questa informazione perché sta cominciando insistentemente a girare. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di un'arma del gioco che purtroppo ha subito dei problemi. Sto parlando, ragazzi, del missile guidato. Personalmente io, ragazzi, il missile guidato lo utilizzavo ad aprile, quando è uscito per la prima volta, dopodiché, dopo averlo eliminato perché era troppo OP, se già ammazzavi le squadre da solo col missile guidato, e vabbè, era un'altra storia, ve lo ricorderete sicuramente. Personalmente, da quando l'hanno reintrodotto nel gioco, non l'ho più usato così tanto, non mi è più piaciuto sinceramente. Ma ragazzi, adesso è successo che qualche utente ha trovato un glitch che vedeva il missile guidato mixato con le pietre oscure, e per questo non so bene nel dettaglio che cosa sia successo, ma per questo, ragazzi, il missile guidato è stato temporaneamente disabilitato. Quindi ovviamente ci aspettiamo, sappiamo che tornerà anche questo con la prossima patch, verrà fissato appunto questo problema, e speriamo che lo rimettano con delle statistiche migliori. E andiamo avanti, ragazzi, restando però sul missile guidato, perché oltre al glitch delle pietre oscure e del missile guidato succedeva, e ragazzi, a me personalmente, io non lo prendo, quindi non mi è mai successo, ma ho visto dei video delle ispezioni del Summer Skirmish, dove invece è accaduto che i giocatori sparavano con il missile guidato e il missile, al posto che andava avanti, gli tornava indietro e gli faceva malissimo. Quindi, ragazzi, un altro bug per quest'arma che purtroppo è un po' sfigatina. Speriamo, ovviamente, come vi ho detto poco fa, che venga reintrodotto con delle statistiche migliori, anche perché era veramente bellissimo da usare ad aprile. Ma avanti ancora, ragazzi, ovviamente non possiamo non parlare del nuovo quad da sfondamento che arriverà con la nuova patch 6.10. Un oggetto, anzi un veicolo molto molto interessante, che va un pochettino a riprendere, diciamo, il quad che già siamo abituati ad usare, a vedere su Fortnite. Io credo che abbia anche questo quad la possibilità di avere un boost extra con le sgommate, quindi esattamente come il quad normale. La cosa che è molto particolare è che è ovviamente un veicolo appunto da sfondamento, quindi lo possiamo utilizzare per distruggere le strutture nemiche o tranquillamente per abbattere gli ostacoli che potremo trovare nelle nostre partite, gli ostacoli proprio fisici del gioco. Il dubbio, ragazzi, che però mi rimane è da uno o è da due, perché non può essere da più di due. Potrebbe anche essere un veicolo da singolo, ma non lo so, non lo so, sarà da uno o sarà da due. Sicuramente sarà un'introduzione veramente molto molto
interessante. E andiamo avanti, ragazzi, parlando ovviamente grazie al numero di informazioni incredibili che sono uscite come funghi sui forum e su Reddit del nuovo bundle, il Deep Freeze, ragazzi, che non è altro una customizzazione ufficiale della skin del rapace. Quindi, ragazzi, acquistando questo bundle, che dovrebbe già essere in preordine sia su Amazon ma anche su Instant Gaming, e vi invito ad andare su Instant Gaming dal link che trovate in descrizione, che è il mio link, ragazzi, aiutatemi, prendetelo da lì se lo volete acquistare questo bundle. Appunto, oltre a dare questa skin che è molto bella e non c'è niente da dire, ci darà un piccone esclusivo, un backpack esclusivo e un deltaplano ovviamente esclusivo, oltre che 1000 V-Bucks. Quindi, ragazzi, se ci pensate, il bundle uscirà a 29,99€ e sarà disponibile solo per gli utenti di console, ma se pensiamo che con 1000 V-Bucks ci risparmiamo un deca, alla fine lo paghiamo 19,99€. Diciamo che ci può stare. Verrà rilasciato, ragazzi, il 13 novembre. E chiudiamo, ragazzi, con una curiosità che secondo me non sapete. Qua vi sfido, ragazzi, parliamo dello spray del compleanno di Fortnite. Anzi, ragazzi, non ne parliamo, vi faccio una domanda: andate nel vostro armadietto e cercate lo spray del compleanno di Fortnite. Io vi ringrazio, ragazzi, tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, e non vi dimenticate di attivare la campanella e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo in live. Ciao!